Allora, benvenuti innanzitutto a questo webinar, al webinar di aggiornamento di luglio, dedicato agli HR e agli imprenditori. Oggi di cosa parleremo? Oggi parleremo del bonus 200 euro, le regole definitive, preciso o quasi, dopo vedremo perché, o si spera che siano definitive quantomeno. Buoni carburante, le integrazioni della circolare della scorsa settimana dell'Agenzia delle Entrate, quindi vedremo che cosa è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate in tema di buoni carburante. Parleremo della direttiva europea della trasparenza e di come impatterà nei rapporti di lavoro, quindi nelle comunicazioni di assunzione e non solo. E in ultimo parleremo degli adempimenti delle pari opportunità previsti per settembre e della nuova possibilità sostanzialmente di certificare le aziende in termini di pari opportunità per fruire tra l'altro di sgravi. Quindi andando per ordine, allora bonus 200 euro, come dicevamo, le regole definitive si spera perché sostanzialmente sono stati dati veramente tanti tanti chiarimenti su questi 200 euro, sono state cambiate le regole in corsa più volte. Sembrava che con la circolare 73 del 23 giugno dell'INPS si fossero chiariti praticamente quasi tutti i punti, vale a dire si pensava appunto che il periodo di valutazione forse fino a giugno, e ci si aspettava che sostanzialmente con la conversione in legge del decreto che istituiva appunto i 200 euro, sostanzialmente la legge andasse ad allinearsi a quello che diceva l'INPS. Purtroppo c'è un articolo questa mattina sul sito dell'Ipsoa, che è una delle banche dati più migliori in questo ambito, e invece c'è questo problema di disallineamento tra cosa dice la norma e cosa dice l'Inps. Quindi adesso andiamo a vedere un pochino tutto, insomma. Allora, innanzitutto chi sono i beneficiari? I beneficiari sono praticamente, ricordiamolo, tutti quanti i lavoratori dipendenti, però anche appunto i co-co-co, i lavoratori autonomi, intermittenti stagionali, pensionati, percettori del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici. Le modalità di erogazione sono sostanzialmente tre: direttamente da parte del datore di lavoro nella busta paga di luglio tranne ovviamente per i casi in cui era prevista l'erogazione a giugno, però quasi tutti la daranno appunto nella busta paga di luglio. L'erogazione diretta da parte dell'INPS senza bisogno di presentare domanda per alcune categorie, vedremo quali, ed è l'erogazione diretta da parte dell'INPS su domanda dell'interessato in alcuni casi particolari. Adesso li vediamo tutti sostanzialmente. Allora, innanzitutto, lavoratori dipendenti per cui eroga il datore di lavoro in busta paga, chi sono? Sono praticamente tutti, quindi a tempo indeterminato, determinato, in apprendistato, stagionale, intermittente, a tempo parziale, a patto che rispettino i requisiti che adesso andiamo ad elencare. I requisiti sono: innanzitutto devono aver ricevuto l'esonero dello 0,8% almeno in una busta che va da gennaio a giugno. Non è necessario che abbiano effettivamente avuto questo esonero, ma anche che siano stati potenzialmente destinatari dell'esonero. In altre parole, se ad esempio un lavoratore ha lavorato da gennaio a marzo in un'azienda, da gennaio a marzo l'esonero non era stato dato. Perché? Perché non erano ancora usciti i chiarimenti dall'INPS e quindi i programmi di paghe non erano aggiornati, quindi non è stato dato questo esonero da gennaio a marzo, però potenzialmente il lavoratore ne avrebbe avuto diritto. Ok? Quindi si deve guardare il fatto che il lavoratore deve aver avuto una retribuzione lorda soggettata quindi a contributi, che
inferiore a 2.692 euro in almeno un mese che va da gennaio a giugno. Ora, ovviamente questo criterio crea delle disparità. E, ad esempio, vi ho fatto alcuni casi pratici per capire. Ad esempio, un dirigente che abbia una retribuzione mensile di 5.000 euro mensili, che sia stato assunto il 25 di aprile, avrà diritto al bonus perché ad aprile, seppur avendo lavorato pochi giorni, la sua retribuzione è inferiore a 2.692 euro perché viene riproporzionata chiaramente per i giorni lavorati. Mentre paradossalmente, un tirocinante che ha iniziato a lavorare da gennaio fino a giugno e poi è stato confermato come apprendista non avrà diritto a questo bonus perché? Perché non aveva una retribuzione imponibile ai fini contributivi nei primi 6 mesi. Invece, un dipendente con una retribuzione da 3.000 euro lordi mensili, che ha lavorato normalmente nei primi 6 mesi, non ne avrà diritto sostanzialmente perché non ha mai avuto diritto a questo esonero dello 0,8 perché la sua retribuzione era sempre sopra i 2.692 euro, mentre per un dipendente con una retribuzione mensile lorda sempre di 3.000 euro, però che per alcuni giorni, ad esempio in marzo, abbia preso della maternità facoltativa o comunque congedi parentali pagati al 30%, ne avrà diritto perché? Perché a marzo, quindi almeno un mese, la sua retribuzione imponibile ai fini previdenziali è andata sotto 2.692 euro. Quindi vediamo qua già le prime disparità. Come vi dicevo, periodo di osservazione. Questo era il periodo di osservazione praticamente considerato buono per tutti fino a sostanzialmente a ieri. La conversione in legge del decreto non ha ampliato il periodo di osservazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento i datori di lavoro, insomma i consulenti, sono nella condizione di avere insomma, due istituti che dicono due cose differenti, vale a dire c'è la legge che dice una cosa, dice di guardare fino ad aprile, e l'INPS che dice di guardare fino a giugno. Appunto, si sperava che si allineassero in sede di conversione, non è stato fatto. Cosa possiamo fare? Secondo noi, il male minore è comunque dare questi 200 euro, perché essendo un disallineamento palese fra gli istituti, dovranno essere dati dei chiarimenti. Nel momento in cui però questo bonus effettivamente spettasse e noi non lo eroghiamo adesso a luglio, dato che si può erogare solo a luglio, ci potremmo trovare nella condizione in cui non possiamo più darlo al lavoratore pur spettandogli. Quindi, a nostro avviso, in ogni caso, teniamo buone le regole dell'INPS e piuttosto lo recuperiamo, però in questo modo lo garantiamo alle persone a cui spetta. Purtroppo siamo tutti in balia di questa confusione. Altro requisito che sostanzialmente è richiesto è la sottoscrizione della dichiarazione da parte del lavoratore più la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato attivo nel mese di luglio. Attivo nel mese di luglio vuol dire che il lavoratore deve risultare almeno un giorno in forza dal 1° al 31 luglio, oltre ovviamente a sottoscrivere la dichiarazione che è stata messa a disposizione dell'INPS e o dei datori di lavoro. Allora, quindi facendo l'esempio pratico, il lavoratore c'è stato al 36, il 30 di giugno, quindi non potrà avere il bonus in busta paga. Eventualmente, se ad esempio un lavoratore intermittente o stagionale, potrà presentare domanda all'INPS e l'INPS verificherà se ne ha diritto o meno e provvederà eventualmente all'erogazione diretta. Mentre un lavoratore, ad esempio stagionale, cessato il 3 di luglio, in quel caso potrà avere 200 euro direttamente in busta paga, così come un lavoratore assunto il 20 di luglio. Ovviamente i datori di lavoro dovranno far firmare immediatamente ai lavoratori che entrano in forza nel mese di luglio la dichiarazione per poter dare questi 200 euro. Facciamo presente, inoltre, che i 200 euro sono erogati una volta e one shot. Quindi, se io assumo qualcuno durante il mese di luglio, devo assicurarmi che i 200 euro non siano stati già dati dall'altro datore di lavoro, altrimenti dovrò poi recuperarli. Dobbiamo farlo presente al lavoratore.
E tra i vari requisiti, oltretutto viene sottoscritto, questo nella dichiarazione da parte del lavoratore, il lavoratore dichiara di non essere percettore di pensione, di NASPI o del reddito di cittadinanza, perché in questo caso sostanzialmente viene erogato direttamente dall'INPS. Quindi il lavoratore pensionato o comunque che percepisce residualmente la NASPI, perché ad esempio ha un contratto a tempo parziale, non riceverà sostanzialmente il bonus. Casi particolari, vediamo alcuni casi particolari. Allora, innanzitutto, lavoratori part-time, il bonus spetta per intero. Lavoratori intermittenti e stagionali a tempo determinato, è stato chiarito dall'INPS che il bonus può essere erogato in busta paga dal datore di lavoro, se ovviamente sottoscrivono la dichiarazione, se sono in forza a luglio. E solo residualmente, qualora non prendano i 200 euro dal datore di lavoro, potranno far domanda all'INPS che verificherà i requisiti e valuterà se dare o meno i 200 euro. Mentre i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro dovranno sostanzialmente consegnare la dichiarazione ad un solo datore di lavoro. Quindi, se hanno appunto più rapporti di lavoro, daranno la dichiarazione solo al datore di lavoro da cui vogliono percepire questi 200 euro. Qualora per errore, per sbaglio, diano la dichiarazione a più di un datore di lavoro, sostanzialmente i datori di lavoro dovranno poi recuperare questi 200 euro in un secondo momento, ognuno per la propria quota. E per quanto riguarda il pagamento e il rimborso, come abbiamo detto, il pagamento verrà nella busta paga di luglio per molte aziende. Il lavoratore non dovrà presentare domanda all'INPS, ma appunto solo la dichiarazione al datore di lavoro, verrà recuperato se dovesse essere erogato doppio e il datore di lavoro se lo porterà in compensazione con i contributi dovuti appunto per le competenze di luglio, per la retribuzione delle competenze di luglio e lo indicherà nel flusso UNIEMS. Quali sono invece le categorie di lavoratori per cui è prevista l'erogazione? A fronte di una presentazione della domanda, sono i lavoratori intermittenti, stagionali e dello spettacolo che non percepiscono direttamente 200 euro in busta paga dal datore di lavoro. Si ricorda che loro devono aver lavorato queste categorie almeno 50 giorni nel 2021 e avere un reddito nel 2021 inferiore a 35.000 euro, imponibile IRPEF. I co.co.co. devono essere titolari di un contratto alla data del 18.5, essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non essere titolari di pensione e anche loro devono avere un reddito inferiore a 35.000 euro. Colf e badanti devono essere titolari di un rapporto di lavoro al 18.5 e in ultimo i lavoratori autonomi occasionali nel 2021 devono aver svolto almeno una prestazione lavorativa per la quale sono stati pagati i contributi alla gestione separata da parte del committente. In altre parole, devono aver superato i 5.000 euro, diciamo, del compenso, per cui poi scatta l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata. In questi casi, praticamente in tutti questi qua, casi ad eccezione dei lavoratori domestici, la domanda è possibile già farla adesso perché il portale è stato aperto il 27 di giugno. E sarà disponibile fino al 31 di ottobre, mentre per le colf e badanti fino al 30 di settembre. Mentre per i disoccupati, pensionati e percettori del reddito di cittadinanza, abbiamo detto, avverrà direttamente da parte dell'INPS l'erogazione. Buoni carburante e novità di luglio. Allora, cosa è successo? È successo che la scorsa settimana è uscita una circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha dato chiarimenti appunto su questi buoni carburanti. Allora, ricordiamo, è stato un argomento trattato nel webinar di maggio, però facciamo un breve riassunto. I buoni carburante possono essere dati dai datori di lavoro privati, quindi anche studi professionali enti del terzo settore ed enti pubblici economici. Il datore di lavoro potrà appunto dare questi buoni che sono esenti da imposte e si vanno ad aggiungere ai 258 euro di benefit che il datore di lavoro può dare, a cui siamo abituati, che solitamente vengono dati in buoni spesa, buoni carburanti, ricariche telefoniche, insomma, i 258 euro che conosciamo abbastanza tutti.
Cosa si può, cioè questo buono carburante come oggetto del beneficio ha non solo i buoni benzina, in senso stretto, quindi benzina, gasolio, GPL, metano, ma anche la ricarica di veicoli elettrici. I beneficiari chi sono? Sono tutti coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato indipendentemente dal tipo di contratto, quindi può essere a tempo indeterminato, determinato, parziale, apprendistato, intermittente, soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato. E ininfluente che i lavoratori siano stati o meno in smart working, mentre sono esclusi tutti coloro che non hanno un reddito da lavoro dipendente, quindi gli amministratori, collaboratori coordinati continuativi, tirocinanti e lavoratori autonomi occasionali. I buoni carburanti, ricordiamo le regole, possono essere erogati in modo liberale ad personam, quindi io posso darli a un lavoratore sì, un lavoratore no, anche senza un accordo aziendale. Posso darli praticamente come mi pare, e devono essere erogati una tantum nel 2022, quindi questo cosa vuol dire? Che se il lavoratore cambia datore di lavoro in corso d'anno, è meglio fare sottoscrivere una dichiarazione che non li ha già ricevuti se gli si vuole dare 200 euro di buono carburante, perché potrebbe poi, se li riceve doppi, dover pagare le imposte sopra appunto l'eccedenza. È stato chiarito dalla circolare che della scorsa settimana che può essere dato anche i 200 euro, possono essere dati anche in sostituzione di beni di risultato, però in questo caso l'erogazione deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, appunto dei beni di risultato. In altre parole, se vogliamo erogarli in sostituzione di beni di risultato, dobbiamo rispettare le regole normative attualmente vigenti relative ai premi di risultato, alla detassazione e alla conversione in welfare. Quindi deve riguardare comunque tutti i dipendenti che sono beneficiari del premio di produzione, sostanzialmente. Devono essere stati raggiunti i risultati per la quale viene erogato il premio. E deve essere stato depositato l'accordo e ovviamente la conversione in welfare, così come la detassazione, può essere riconosciuta solo ai lavoratori che non abbiano superato gli 80.000 euro di reddito nell'anno precedente. Quindi la solfa è praticamente se lo do in sostituzione di beni di risultato, devo rispettare le regole attuali relative ai premi di risultato. Il costo sarà integralmente deducibile dal reddito d'impresa e quindi abbiamo detto che si vanno ad aggiungere ai classici 258 euro di benefit. Quindi quali sono le regole sostanzialmente di computo? Allora, ricordiamo che i benefit, i 258 euro, la regola è che io come datore di lavoro posso dare benefit in generale, qualsiasi tipo dal buoni spesa, buoni carburanti, ricariche telefoniche, ma anche autovetture, oppure posso dare un alloggio al dipendente, insomma, benefit, beni e servizi in natura. Se posso darvi fino a un importo di 258 euro e 20, se lo supero diventa tutto imponibile, insomma, completamente imponibile la somma. Questi buoni carburanti, 200 euro, si vanno ad aggiungere a questi 258 euro. Ok, quindi andando negli esempi pratici perché di solito si capisce di più, insomma. Nel caso 1, il datore di lavoro riconosce 258 euro di buoni spesa più 200 euro di buoni carburanti. In questo caso entrambe saranno esenti perché appunto ho rispettato i limiti in entrambi. Nel caso in cui invece il datore di lavoro dia 458 euro di carburante, sono comunque entrambe esenti. Questo perché i 258 euro di buoni spesa, cioè 258 euro di benefit possono essere erogati anche come buoni carburante. Quindi io sto usando il primo plafond dei 258 euro usandoli come buoni carburante perché è una delle possibilità che ho. E il secondo è che posso dare solo buoni carburante, sto effettivamente dando sostanzialmente quel tipo di benefit, quindi va bene. Caso 3, io do 500 euro di buoni spesa, in questo caso non do buoni carburante. Ovviamente devo mettere tutto nella prima colonnina, dato che supero i 258 euro, saranno tutti completamente imponibili. Ed infine, se io ho un lavoratore
che abbia, ad esempio, il fringe benefit dell'auto aziendale. E a quel punto io avrò nella prima colonnina i 258 euro di buoni spesa con l'auto aziendale, perché in totale li devo andare a sommare, mi superano i 258 euro, quindi mi diventa tutto imponibile quella fetta. Mentre i 200 euro di buoni carburante saranno comunque esenti. Direttiva trasparenza nei rapporti di lavoro. Ora, questa è, diciamo, una novità senz'altro importante, che andrà a impattare molto le lettere d'assunzione, ma anche le informative che devo dare al dipendente. In teoria dovrebbe entrare in vigore al 1° di agosto, perché è stata recepita dal Consiglio dei Ministri, la direttiva europea 1152 del 2019 è stata recepita dal Consiglio dei Ministri il 22 di giugno, questo del 2022, e quindi dovrebbe entrare in vigore ad agosto, però non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Quindi quello che vi sto dicendo adesso, le cose, le informazioni che insomma andrò a darvi nelle prossime slide, ovviamente sono su un qualcosa che è stato recepito, ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi potrebbe essere cambiato qualcosa. Però vediamo cosa potrebbe cambiare, perché possono cambiare parecchie cose. Allora, che ci vanno a complicare la vita, aggiungo, a noi consulenti e a voi datori di lavoro. Allora, dicevamo, il 22 giugno il Consiglio dei Ministri ha recepito la direttiva trasparenza 1152 del 2019, e questo cosa comporta? Comporta che, mentre attualmente noi facciamo le lettere d'assunzione dando alcune informazioni, come ad esempio la tipologia contrattuale, il nome del datore di lavoro, la sede, la data d'inizio e fine del rapporto, il periodo di prova, l'inquadramento, la retribuzione, e si fanno di solito dei rimandi al CCNL applicato, tanti rimandi, perché il CCNL di solito 200-300 pagine, no? Mentre adesso un sacco di informazioni io dovrò darle, se non contestualmente all'assunzione, entro 30 giorni dall'assunzione, però devo dare informazioni che prima non ero su, per cui prima potevo rimandare al contratto collettivo, ad esempio. Adesso vediamo tutto nel dettaglio, però ad esempio io dovrò indicare la durata delle ferie e degli altri congedi. La condizione relativa allo straordinario, quindi a livello sia normativo che economico, il nome degli enti previdenziali e assicurativi, senza che far riferimento al CCNL applicato. Quindi la prima domanda che a me verrebbe, essendo che non c'è ancora un testo definitivo, però il mio primo dubbio è: ok, ma se io ho un lavoratore part-time, posso dire, sono ad esempio 173 ore di ferie all'anno da riproporzionale, eventualmente se è un part-time, o devo dargli le riproporzionate, ad esempio. Quindi, insomma, ci saranno da chiarire veramente tante cose e la vita ci si complica, di sicuro. Queste sono le informazioni, vi ho fatto una sintesi delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle che diamo già oggi. Quindi non è che quelle che diamo oggi non dovranno essere date, al contrario, devono essere date, devono essere integrate da queste informazioni, che sono, appunto, dicevamo, ferie e congedi. Dovrò dare puntualmente l'indicazione delle ferie, anche dei congedi retribuiti cui diritto il lavoratore. Quindi non sono solo i ROL, quindi permessi e permessi ex festività, ma mi viene da dire anche, ad esempio, i congedi parentali, i congedi, non lo so, io il permesso di lutto, ad esempio. Dovrà essere chiarito tutto, però insomma, potrebbe essere che consegniamo poi delle lettere d'assunzione abbastanza corpose, diciamo. Luogo di lavoro, nel luogo di lavoro dovrò indicare, oltre alle solite cose, quindi luogo, sede, cantieri di lavoro, dovrò indicare anche se il lavoratore ha la possibilità di determinare liberamente il proprio luogo di lavoro e quindi di fare smart working. Per quanto riguarda invece i termini di preavviso, dovrò indicarli anche in questo caso nella lettera d'assunzione. Dovrò dare indicazioni relativamente alla formazione obbligatoria, se il contratto lo prevede. Dovrò indicare le parti sindacali che hanno sottoscritto il CCNL, e dovrò indicare anche gli istituti previdenziali assicurativi a cui il datore di lavoro deve versare contributi, o comunque a cui deve assicurare il lavoratore. Quindi parliamo, ad esempio, del Fondo Est, parliamo del Sanarti, parliamo del Metasalute, parliamo ovviamente dell'INPS,
però parliamo anche del QAS, del Quadrifor, di tutti gli enti a cui si versa solitamente. E alcune informazioni, come dicevamo, devono essere date entro 30 giorni dall'assunzione, vi ho messo nella colonnina a fianco, mentre alcune contestualmente all'assunzione. Ora, le nuove regole devono essere applicate sostanzialmente a tutti, quindi lavoratori subordinati, indipendentemente dal tipo di contratto, i co-co-co, contratti di prestazione occasionali, anche rapporto di lavoro domestico e somministrato. Sono esclusi proprio quasi solo i lavoratori autonomi, ma quelle proprio le prestazioni intellettuali o d'opera. E l'obbligo riguarderà le nuove assunzioni dall'entrata in vigore ovviamente della norma, ma anche sostanzialmente i lavoratori in forza nel momento in cui il lavoratore lo chiede, nel senso che se ipotizziamo che questa normativa entra in vigore il primo di agosto, io potenzialmente tutti i lavoratori che ho in forza il primo di agosto potrebbero richiedermi queste informazioni aggiuntive. Io ho 30 giorni di tempo per dargliele, però potenzialmente potrebbe succedere. Attenzione, perché informativa aggiuntiva non riguarda solo tutto quello che abbiamo detto, ma riguardano anche i sistemi di monitoraggio automatizzati. Questa è una novità, vale a dire che se io in azienda ho dei sistemi di monitoraggio automatizzati, quindi ho dove sostanzialmente dei software con degli algoritmi che misurano, appunto, dove ci sono dei sistemi di monitoraggio, da cui posso prendere delle informazioni come datore di lavoro, informazioni che mi possono aiutare ad esempio a conferire degli incarichi piuttosto che a gestire i lavoratori, piuttosto che informazioni relative all'assunzione, alla cessazione del lavoratore o assegnare o meno compiti al lavoratore. In questo caso devo informare il lavoratore relativamente a questi sistemi di monitoraggio autorizzati. Chiaramente devono uscire ancora dei chiarimenti su questa cosa, perché anche in questo caso mi viene da dire che praticamente quasi tutte le aziende hanno dei sistemi di monitoraggio automatizzati, basta anche solo, secondo me, i software gestionali che comunque in qualche modo da cui il datore di lavoro può sostanzialmente evincere la performance del lavoratore. Aspettiamo e vediamo. Ovviamente resta fermo tutto ciò che è l'obbligo legato allo statuto dei lavoratori, quindi il controllo a distanza, quello rimane fermo lì. Le informazioni che devo dare in più rispetto a questi sistemi di monitoraggio automatizzati, quali sono? Sono gli scopi e le finalità di questo sistema automatizzato, la logica del funzionamento, e le misure di controllo adottate per queste decisioni automatizzate. Vediamo cosa esce fuori, però ad oggi queste sono le regole. Attenzione che se io datore di lavoro non rispetto la normativa trasparenza, quella che sarà la normativa trasparenza, ci sono delle sanzioni molto importanti, come vedete, per non aver informato correttamente i lavoratori. Pari opportunità. Andando su quelle che sono sostanzialmente le pari opportunità, a settembre scade, c'è la scadenza, il termine per presentare la dichiarazione delle pari opportunità, che dovrà essere inviata telematicamente, nella quale ci sono i dati ovviamente relativamente appunto alla percentuale di lavoratori, di lavoratrici, alle mansioni in azienda, insomma, rispetto a quello che è la parità di genere. Attenzione, che allora sono obbligate tutte le aziende sopra i 50 dipendenti a mandare questa dichiarazione. In caso di mancato invio, una sanzione che può arrivare fino a 500 euro, però se si tarda più di 12 mesi possono anche essere richiesti indietro i contributi, gli sgravi, insomma. Novità invece del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza è data dal fatto che in un contesto quale l'Italia, dove comunque c'è un gender gap abbastanza ancora
importante, vale a dire che una donna su due non lavora e la differenza di retribuzione è del 16% ancora. Quindi si sono destinati 10 milioni di euro per appunto permettere alle aziende di certificarsi in termini di trattamento di parità, di pari opportunità. E questa certificazione permetterà all'azienda di avere un vantaggio di sgravi pari all'1% appunto dei contributi dovuti dall'azienda fino a 50.000 euro. E poi permette di avere dei punteggi maggiorati, ad esempio negli appalti pubblici, insomma, vantaggi di questo tipo. Chi è che può certificare le aziende? Possono certificare le aziende che hanno avuto l'autorizzazione da parte di Accredia, che è l'ente italiano per l'accreditamento. Attualmente sono 3 le aziende certificate in Italia, e nei prossimi mesi ci saranno altri accreditamenti. In ultimo sono state definite, quindi relativamente a questa certificazione delle pari opportunità, gli ambiti che devono essere valutati dalle società di certificazione, per vedere se un'azienda rispetta o meno diciamo, i parametri previsti per essere certificata in termini di pari opportunità. Quindi quali gli ambiti sono: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e di inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere e tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Ora io avrei finito. E, se avete delle domande, vi chiedo di scriverle in chat. Allora, mi si chiede se si può avere il link dove andare a compilare il rapporto biennale per le pari opportunità. Sì, noi lo manderemo. Di solito siamo noi a fare questa comunicazione per le nostre aziende clienti. Comunque, è praticamente dal sito di Click Lavoro, dal servizio portale Lavoro, comunque lo mandiamo assolutamente. Vi ringrazio per la partecipazione, riceverete il materiale, riceverete anche il form per appunto aiutarmi a migliorare questi webinar. Arrivederci a tutti.